È più facile di quello che credi. Ciao e benvenuti su Miss Biancuola, il canale illuminazione che ti insegna a applicare le leggi attrazione in maniera corretta e efficace alla tua vita. Io sono Miss Biancuola e sono qui per guidarti attraverso la comprensione dell'universo, di te stessa, appunto, della legge attrazione e non solo. Lo faccio attraverso questo canale, anche Facebook, YouTube, un blog, tutti ricchi di articoli, sempre dedicati alla legge attrazione. Trovi il link di riferimento qui sotto nel box informazione o scrollando fra i commenti. Inoltre, attivo un servizio di consulenza, adesso a un prezzo anche speciale. Trovi sempre il link di riferimento qui sotto il box informazioni o scrollando fra i commenti. In questo servizio ti offro tutto il mio sapere da oltre 20 anni, studio, applico la legge attrazione con successo per manifestare qualsiasi cosa tu desideri, che sia una persona, che sia un evento, una circostanza, oggetto, uno status di vita e così via. E dagli un'occhiata. Oh, che bello un coso. Quelli volano, i semini che volano, wow. Dagli un'occhiata perché appunto decine di voli hanno già utilizzato con successo. E ora andiamo a parlare di praticamente, come vi ho raccontato in altri video, questo universo è multidimensionale. Così come le verità sono multidimensionali, in realtà sono multidimensionali. Tutto coesiste allo stesso tempo, perché nel tempo divino esiste un eterno è qui ora, nel qui e nell'ora. C'è un video in cui vi parlo di cos'è il tempo divino e cos'è il tempo umano. Per farvi capire, noi il tempo umano lo dividiamo in presente, passato e futuro. Il tempo divino è un'estesa, un'estensione, un continuo è qui ora, un presente continuo, ecco. Presente continuo. Immaginate come un bauletto di pane, ho fatto un esempio in questo esempio in un video passato, un bauletto di pane che voi andate a suddividere in tre parti, in appunto passato, presente e futuro. Invece l'universo è tutto il bauletto, cioè sempre un presente continuo. Dunque, ogni volta che avete un desiderio, che desiderate qualche cosa, voi aprite una serie di eventi che sussistono tutti nello stesso tempo. Io mi sa che non vi ho fatto mai il coso, non vi ho mai fatto il video con gli esempi dei pupazzetti, no, non l'ho mai fatto, bello però. Praticamente tutto esiste allo stesso tempo, cioè nel momento che voi, ad esempio, desiderate una vacanza, ecco che si aprono dei vari scenari, delle realtà dove a seconda del vostro credo entrerete, ne farete esperienza. Solitamente c'è un grande spaccato, cioè in tutto c'è un 50, io dico sempre in tutto c'è un 50, 50 sì, 50 no. Ossia, sì, ci vado. No, non ci vado, mettiamola così, per farla più semplice. Sì, ci vado, no, non ci vado. Volete andare, avete in mente una bellissima vacanza alle Maldive, per esempio? Qui si aprono due scenari, due grossi scenari. Sì, ci posso andare, oppure no, a seconda del vostro credo. No, perché non c'ho soldi, no, perché è difficile, è complicato, è son posto, bla bla bla. Oppure sì, perché comunque sia ci credo, sono convinta di questo e quest'altro, l'universo mi dà sempre quello che ho chiesto, insomma tutte queste cose qua. Quindi a seconda del vostro credo poi andrete a fare esperienza della vostra realtà, perché la vostra realtà, come ho detto ormai penso centinaia di volte, è creata dal vostro credo, cioè la vostra realtà, il vostro universo è creato da ciò che credete, creato da ciò che credete, creato da ciò che credete. Voi siete il creatore della vostra realtà, del vostro universo, ma spesso rimanete vittima del vostro creato. Ne ho parlato nella questione dell'ego e dello spirito. Anche lì decine di volte andate a vedere il video, perché se no nei video non faccio altro che bram 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 ripetere sempre le stesse cose, soprattutto per chi invece è già iscritto da parecchio tempo e se le ha già subite queste cose qua. Quindi se sei nuovo al canale vai al ritroso vai a vederti i video sull'ego, che cos'è l'ego, cos'è lo spirito, cos'è il tempo divino, cos'è il tempo umano e cosa sono anche i desideri, anche quello aggiungici. Dunque, a questo punto noi desideriamo qualche cosa e ecco che ci si aprono dei scenari, due grossi scenari che in base al nostro credo varieranno. Una delle cose più, diciamo, complicate è appunto portarsi ovviamente a credere nello scenario positivo, nella realtà positiva, ossia che manifesto questa vacanza alle Maldive. Una tecnica che io utilizzo estremamente e che trovo che sia estremamente facile, semplice e potente, è quella del e se
E se, cioè, ad esempio, come ho detto, mettiamo che appunto mi animi il desiderio che vorrei farmi questa bella vacanza alle Maldive. Subito, ecco, il sento una associazione l'ego che conosce soltanto ciò che è terreno, l'esperienza che è stata fatta terrena. Quando avete 20 anni, conosce soltanto quel tipo, quella porzione di esperienza, ha nell'archivio solo quelle informazioni. Ecco che va a scartabellare nel suo archivio e dice: non trovo riscontro. Riscontro, non trovo riscontro. Torna da voi, torna e dice: no, non si può da fa perché non trovo riscontro, perché è impossibile, perché ho anche guardato e ti mancano i soldi e tutte queste cose qua. E voi bollate la questione come impossibile. Ecco che avrete una non manifestazione, perché la manifestazione c'è sempre. La legge di attrazione è 24H, 7 giorni su 7, 365 giorni all'anno. Create sempre, sempre, sempre. Create prima di venire qui, incarnati, poi create qui, poi create dopo quando ripartite. Cioè, sempre, sempre, sempre. E dunque, ecco che il vostro santo maso di azione, l'ego, il sotterraneo, torna indietro e dice: no, guarda, non ho trovato riscontro, file not found, cioè non ho trovato il file nell'archivio, quindi voi lo bollate come impossibile. E nella vostra realtà, avendolo bollato come impossibile, tipo l'uomo del monte ha detto: no, non sono pronte ancora queste banane, no, o questi ananas, no. E ecco che, vabbè, allora non mangeremo banane, non mangeremo ananas e così via, capite? Per farvi capire quello che fate, cioè nella vostra realtà si va a riflettere quello che voi avete comandato, quello che voi avete creduto. Ho creduto che è impossibile, quindi nella mia realtà io vedrò appunto questo, la non manifestazione. Questo invece esercizio praticamente aiuta. Trovate un attimino un momento per stare staccati, cioè staccate tutto quanto, telefonino, tutto quanto, trovate un momento di stare in pace con voi stessi, rilassate tutto quanto e dite: ok, ho questo desiderio, appunto, manifestare una vacanza alle Maldive, o manifestare una persona, cosa, oggetto, circostanza, quello che volete, insomma, in questo caso è una vacanza alle Maldive. Il mio ego normale che è portato a dire: no, perché non ho mai manifestato una vacanza alle Maldive, non ho manifestato mai una vacanza di questo portato, perché magari vorrei andare in un bel resort a 5 stelle, non ho manifestato questo, il massimo che ho manifestato è stata una vacanzetta di un weekendino da qualche parte, così, i soldi, come faccio, ma beh, tutte queste cose qua. Ma voi avete a vostro aiuto, in vostro aiuto avete la vostra immaginazione, perché se siete capaci a immaginare i film di Dario Argento, siete capaci a immaginare appunto: non lo avrò mai, non lo otterrò mai, per questo e quest'altro motivo, siete anche capaci a immaginare qualcosa di bello, cioè se siete capaci a immaginare il nero, siete capaci a immaginare anche il bianco, se siete capaci a immaginare l'ombra, siete capaci anche a immaginare la luce. Ecco, provate a dire: vabbè, e se invece ci riuscissi? E se invece le cose si allineassero perché l'universo è sempre con me e quindi mi aiuto? E se invece manifestassi la vacanza dei miei sogni alle Maldive? E se invece ci riuscissi? Cioè, sono capacissima o capacissimo a manifestare ciò che non voglio. Quindi se sono capace a manifestare ciò che non voglio, 50 e 50, cioè c'è il 50 di sì e 50 di no, quindi sono capace pure a manifestare cose che voglio. Cioè. Quindi, cioè, vuol dire che ciò vuol dire che io ho il 50%, che io mi fossilizzo sul no e il 50% che invece mi fossilizzo sul sì, più sul sì. E quindi vado avanti con questa tecnica a dirmi: e se invece ce la manifesto? E se invece ci riesco ad andare in vacanza? E se invece lascio fare l'universo? Cioè, e se invece, tanto, che avete da perdere? Io questo vi dico, che cosa avete da perdere? Il massimo che succede è che non vi si manifesta. Cosa avete da perdere? A immaginare, a prendervi 10 minuti della vostra intera giornata in 24 ore e a provare a pensare a questo, a provare a pensare: e se invece riesco a manifestarlo? E se invece va in porto sta cosa? E se invece lui si innamora di me? E se invece riesco a ottenere questa cosa? E se invece alla fin fine riesco a entrarne in possesso, riesco a vivere quell'esperienza, riesco a trarre quella persona? Quando mettete il dubbio, perché non fa altro che fare un giochetto, andate a fare lo stesso gioco che fa il vostro San Tommaso della situazione. Cosa fece San Tommaso? Io dico sempre che il cervello è come il San Tommaso dell'azione dell'ego. Cosa fece San Tommaso nel Vangelo? Andò da Gesù e gli disse: riconosco che tu sei Gesù, però fammi vedere la piaga al tuo costato, sai, per conferma. Insinuò il dubbio, insinuò. Gesù lo accontentò. Quindi fate lo stesso gioco, siate il Cristo che fa lo stesso gioco e stanzia il gioco del dubbio. Ok? Va bene. Ponete, anzi, rispondete con il dubbio a sua volta. Ok?
dici? Dubiti che te stessa, te stesso, io stesso, anzi, o io stessa sono capace a manifestare una vacanza, ok? Però tutto è 50-50, questo universo è dualismo puro. Perché questo universo è dualismo, quindi se esiste il 50% che non ci vado, c'è anche il 50% che ci vado. Quindi esiste la realtà, in questo preciso istante stanno coesistendo due verità, nonché due realtà, io che vado in vacanza, che riesco a manifestare questa vacanza, io che non riesco a manifestare, ma stanno coesistendo. In quale realtà entrerò? Entrerò nella realtà in cui io credo. In quale realtà credo? Credo in quella che non ci vado, in quella che ci vado, in quale quella ne farò esperienza. È come se davanti a voi avete due porte, una fucsia e una azzurra. E voi scegliete di entrare in una porta in base al quale vi piace più, il colore fucsia o il colore azzurro. E dall'altra parte troverete l'esatto opposto di quello che desiderate manifestare. Ad esempio, dietro quella fucsia troverete la non manifestazione della vacanza alle Maldive, e in quella azzurra troverete invece la manifestazione. Voi siete lì fuori, siete voi il pendolo che decide da quale parte propendere di più. Propendo più sul no, non ci riesco, o propendo più sul ci riesco. Con questo esercizio del e se invece ho manifesto, e se invece accadesse, e se invece voi andate a immettervi un dubbio, e il dubbio scatena, cioè mette praticamente KO il vostro ego. Perché il vostro cervello ha bisogno di dati concreti, di dati precisi. Quindi se vi cominciate a mettere il dubbio su altro dubbio, ecco che va in palla e tipo tireremo in barca da serie, ok, no, cioè, e lascia quindi libero spazio, libero. Perché viene detto che è meglio ripetere le frasi mantra, fare le visualizzazioni prima di andare a dormire, quando state per dormire? Perché è il momento che l'ego va praticamente cioè si fa indietro e lo spirito avanza alla grande, avanza. Avanza alla grande, avanza. Quindi è il momento che viene messo KO il Santommaso della situazione e trionfa lo spirito, e quindi trionfa, portate avanti quello che voi desiderate manifestare nella vostra vita. Provate questo esercizio. Nel momento che vi sale il dubbio del no, non credo, ponete un altro dubbio, rispondete con il dubbio, perché noi spesso rispondiamo invece con beh, sì, è vero, quindi ho ancora più dubbi, ancora più ansia, ancora più angoscia, tristezza, frustrazione. Invece rispondete con altro dubbio e dire ok, va bene, io ti rispondo. Come quando si risponde a una domanda con un'altra domanda, voi fate la stessa cosa. Come quando una persona risponde a una vostra domanda con un'altra domanda, invece di darvi una risposta, voi rispondete al dubbio con un altro dubbio. Ok, stai dicendo che è impossibile. E se invece fosse possibile? E se invece dovete cercare di portarvi in quella realtà, in questo momento, per fare questo salto quantico da realtà a realtà, da quello dove non siete, che non vi piace, dove volete andare, dovete per forza trovare costruire un ponte. Dovete trovare un modo per bypassare questo, come si dice, no, cratere, mi viene il nome, burrone, ecco, burrone. Dovete trovare un modo per saltare da una parte all'altra. E il modo è giocando allo stesso gioco che del vostro io, del vostro io terreno. Quindi mi stai dando il dubbio, io ti servo altro dubbio. Giochiamo, vediamo chi si stanca per primo, si stanca. Mi stai dicendo che è impossibile, se invece fosse possibile? No, io con questa cosa sono capace di andare avanti per giorni. Tipo una challenge, una sfida. E se invece fosse possibile? No, io con l'altro faccio anche lo specchio, mi guardo e mi dico, manifestare, subito sento la voce in me, no, è impossibile. E se invece fosse possibile, come dico l'altra voce, se invece accadesse? E se invece mi fidassi dell'universo? Da una parte di cosa mi sto fidando? Dell'ego, un essere limitato che conosce soltanto una micro, micro, micro porzione dell'universo, di quello che ha fatto esperienza in questi 20 anni, o 30, o 40, quanti ne avete, insomma, e non conosce tutto quello che c'è prima, tutto quello che c'è dopo, non conosce niente, non conosce che è eterno, non conosce che è potente, che è onnipresente, che è onnisciente, non conosce che ha immagine e somiglianza di Dio, dell'universo, non lo conosce.
non conosce il suo potere. Quindi di che cosa mi vado a fidare? Alla fin fine, ragazzi, è come se voi andate a chiedere a una persona che non è mai stata a Parigi di dirvi com'è Parigi, è bella, non c'è mai stata, quindi di chi vi andate a fidare? A chi andate a domandare? A una persona che non c'è mai stata, a una persona che ci vive o che magari c'è stata diverse volte? A chi andrete a chiedere? Ecco, rispondete al vostro ego con altri dubbi. E se invece fosse possibile? Perché vedete, a forza di ripeterlo, a un certo punto vi entra dentro e andate a ipnotizzare, a convincere lo stesso ego, perché basta veramente poco, ragazzi, per metterlo KO, basta veramente poco. Se voi continuate ad alimentarlo, a dirgli sì, è vero, perché la vocina dentro vi dice no, è impossibile, beh, sì, è vero, non fate altro che alimentare il fuoco buttando altra benzina d'ora. No, se invece voi cominciate a togliergli, cioè a non nutrirlo più, anzi a nutrirlo con altri dubbi, lo mandate in tilt, lo mandate realmente in tilt, lo mandate. Se voi cominciate a dirgli, ok, dici così, io ti rispondo al tuo stesso modo, faccio il tuo stesso gioco, parlo la tua stessa lingua, mi sta parlando con il dubbio, ti rispondo con il dubbio. Lui invece, cioè esso vorrebbe che voi rispondete con la sì, è vero, sì, in questo modo vi canalizzate, entrate in quella sola realtà della non manifestazione. Ma se cominciate ad avere il dubbio, ecco che cominciate piano piano a shiftare nell'altra realtà. Questo è un ottimo metodo che potete utilizzare, testatelo. Provatelo per giorni, settimane, ragazzi, non è che cose così, ma cominciate a insinuarvi il dubbio, insinuate il dubbio in voi stessi. Davvero è così? Beh, sì, per questo e quest'altro motivo. Però quante cose magari nel passato non avete mai fatto, poi le avete fatte e adesso è diventata una regola normale. Per un bambino piccolo è impossibile guidare una macchina, poi crescete, prendete la patente, fate esperienze e quindi quella cosa che sembrava impossibile, ne so, a 5 anni diventa possibile. Semplicissima invece a 18, 19, 20, quelli che sia. Insinuate il dubbio, fate lo stesso gioco del vostro ego. Semplice, no? Provate questo esercizio perché sono sicura che vi piacerà. E come vedete è molto semplice da fare. E se invece dategli un'altra opzione? Perché non è il vostro ego, ragazzi, fa il suo lavoro. Cioè, non lo trovo nell'archivio, quindi torna indietro e dice: non l'ho trovato nell'archivio. Non è che è bastardo, stronzo. Cioè, fa questa situazione, non l'ha trovato nell'archivio, quindi, cioè, non c'è secondo me. Anzi, per me non c'è perché non l'ho trovato. No. Voi invece andate lì e dirgli: guarda, sì, cioè, è come quando viene una persona e ti dice: oh, guarda, io ho cercato ovunque, ma qualcosa che mi ha detto non l'ho trovata. E tu gli dici: no, guarda, sono sicuro. E quello ti comincia a dire: no, non l'ho trovata, l'ho cercato ovunque. L'ho cercato ovunque, ma non l'ho trovato. Ho detto, ok, aspetta. Andate e eccola, qui, era lì. Ecco, fate la stessa cosa. Il vostro ego sta lì in palla a dire non la trovo. E quindi, se voi gli credete che torna indietro la persona e vi dice, ah, non ho trovato qualcosa. Ah, vabbè, allora mi sa che. Ecco che manifesterete la non manifestazione, la non presenza di quello che desiderate. Ma se invece andate lì a dirgli, ma sei sicuro, ma cercato meglio. Cioè, quindi mettete il dubbio. Ecco che la persona va in palla e dice. Beh, sì, ho cercato meglio, ma ha guardato proprio, beh, ha guardato. Sì, aspetta. Sì, oh, mi sembra di sì. Via con me un attimo a cercare meglio. E ecco che la trovate, capite? Alla fine è come un bambino, cioè. Andate lì prendetelo e indirizzatelo verso quello che desiderate. Cioè, prendetelo lì per le spalline, per le spallucce e tieni, vai da questa parte, capito? Dovete collaborare con voi stessi. Io spesso e volentieri sento invece l'ego che l'ego va eliminato. L'ego qui, l'ego là. No, anche perché è impossibile. Non potete, cioè, non potete eliminarlo, non dovete eliminarlo, dovete solo riassimilarlo, dovete portarlo sulla vostra strada. È come la storia del figlio del prodigo, cioè dovete portarlo sulla vostra strada, non dovete tagliarlo fuori, perché più gli fate guerra, più gli fate resistenza, peggio è. Peggio è. Invece voi dovete portarlo dalla vostra parte. Alla fin fine, poveraccio, conosce soltanto quello che conosce in questa vita terrena, quindi è normale che non lo sa. Ma voi siete spirito e siete lì a fargli capire che è parte di quello, è parte di voi stessi, è parte del tutto, è parte dell'infinita intelligenza universale divina. Ok? E niente, un pollice in su che mi fa un sacco di piacere, è una forma di gratitudine nei miei confronti, in più il video si propaga ad altre persone che hanno bisogno di sentire questo messaggio. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, perché come vedete dispenso un sacco di sapere sulla legge di attrazione e pace, amore e armonia. Ciao!
Ciao ragazzi.